Mannaggia, è uscito anche il terzo DLC, devo proprio darmi da fare. Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andralink e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Gakuen. Bene, le missioni da fare sono sempre segnate con la bandierina in gioco, perché a quanto pare non posso più selezionarle direttamente io, ma devo andare subito alla bandierina. E funzionano così i DLC, non so perché. Ma andiamo a dormire? Sì, a quanto pare sì. Viene rapita ora. Tra l'altro, residenza da Io. La grande residenza. Siamo in ritardo! Non mi è mai successo di arrivare in ritardo a scuola. Se non di 2 minuti. E le uniche volte che arrivavo in ritardo c'era sempre la professoressa che diceva: no, vai in segreteria e fatti fare la giustificazione che sei in ritardo. No, non mi ricordo neanche come cavolo si chiama. Il permesso di entrata in ritardo. Non mi ricordo, raga, sinceramente. Ma era sempre la stessa professoressa. Ogni volta che arrivavo quei 2 minuti di ritardo succedeva una volta al mese. E una volta al mese c'era sempre la stessa professoressa. Perché poi dopo il primo mese di scuola in genere da noi si cambiava orario. E quindi c'era lei. Ciao! Professore! Preside! No, professore, vabbè sì, è un professore, è un preside comunque. Sì, Emma è stata rapita. Niju Spy sarebbe qualcuno che fa il doppio gioco? Una talpa! Certo. Lei è l'aliena. O è un androide? Vabbè sì, insomma, è una forma di vita non umana. Che abbia a che fare con il Zemechia? Potrebbe. Andromeda? Il pianeta Andromeda? Non era una galassia una volta? Quindi il suo pianeta è stato distrutto e lei è l'unica sopravvissuta. Ah, quindi non è proprio un androide lei, anche se è stata classificata come androide proprio da noi. A meno che effettivamente lei non sia. A meno che gli abitanti del pianeta Andromeda non siano proprio. Vengano classificati erroneamente dai nostri macchinari come androidi. È un alieno comunque lei, ok, questo è chiaro. E mentre inseguiva gli alieni N, Seijin è alieno, N Seijin, alieni N, li ha seguiti fino a qui sulla Terra. Quindi lei li ha inseguiti per proteggere almeno questo pianeta dall'invasione. Quindi lei è buona. Ah, proteggerci, eh? Ad ogni modo, lei ha saputo che c'era anche il Zemaki e quindi è venuta in questa scuola e si è finta studentessa. Comunque, lei ci ribadisce che è un androide. Dice: il dispositivo che abbiamo creato per catturare gli alieni interferisce anche con gli androidi come me. Mi identifica come alieno. Ah, beh, se non sei un androide costruito con materiali terrestri. Sì, penso sia normale. Ma sono comunque contento di sapere che lei è dalla nostra parte. Penso che adesso entrerà a far parte della nostra squadra. La Milfona! Presidente, che succede? Presidente? Capito? Ah, non ci ha chiamato per questo, quindi. Quindi loro non sapevano nulla! È venuto a dircelo Erra, ok, ci sta. Quindi stavano parlando di tutt'altro, bene. Ho messo Earthwalker come medaglia per trasformarmi, quindi siamo a posto. Tra l'altro gli ho dato anche altri attacchi in maniera che sia un pochino più forte e che non debba aspettare che si ricarica sempre lo stesso attacco. Beh, ci mancherebbe altro. Tra l'altro abbiamo anche altre missioni, raga. Dovrei farle per potenziare un po' il livello della squadra. Posso arrivare al 260, mi pare. Ah, 280 e voglio ancora. Tra l'altro, dato che ancora ho visto che me lo chiedevate, si sbloccano i livelli parlando con questo omino qui. Con questo qui ci parlate un paio di volte e vi dice: sconfiggi tot mostri in quest'area. I mostri si vedono premendo il tasto R e vedrete, compaiono. Ci premete A sul mostro e iniziate il combattimento. Allora, la missione è questa card qui. Oh, livello alto. Ah, combattiamo così a diritto contro gli studenti? Vai. Aio, ma picchia questa, oh. Ma che cosa? Ma. E vabbè, sì, allora. Mamma mia, attacco pesante proprio. Dark Sasi. Ah, potevamo direttamente salire. Vabbè, abbiamo fatto un po' di livello, un po' di esperienza tattica. Che figata sto posto, ehi!
Buongiorno Emma-san, come ti passa? Mi fa male la testa, sai? Tu chi sei? Io sono colei che ti distrugge. No, no, no. Lei è buona. Lei non è buona. Lei è Elna, che però sappiamo essere un certo yokai cattivo. Che poi yokai. Oddio, ragazzi, sarebbe corretto anche chiamarli yokai, ma non è corretto. È sia corretto che non corretto. Però, per facilitarci il lavoro, li chiamiamo yokai, ok? Quindi mi scuserete. Eccola, va? Lei è la maghetta! Eh già, il potere di Enma Daioh la protegge. O meglio, forse non può essere proprio controllata perché c'è Emma. Oh mio Dio! Perché Emma è dentro di lei. Ma che... Ma come l'ha evitato quello? Ma devo sconfiggere questo e devo raggiungere un certo posto. Perché non mi pare che debba raggiungere un certo posto, basta solo che li sconfiggo, no? Mi pare di aver... Sì, mi pare che debba... Ok, ora possiamo andare, abbiamo sconfitti tutti, sì. Dovevamo pulire l'area. Yoho, eccoci qui! Basta, mi trasformo. Facciamo una cosa un pochino più veloce, dai. Mikettio e Asuoka. Oh, mancato. Vabbè, l'ho mancato doppiamente. Mamma mia. Quindi ogni livello si collega. Cala un'altra sta. Un altro pilastro. Sì, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ci collega al prossimo livello. Cos'è? Enter Dragon? Quello di Bruce Lee. Film di Bruce Lee. Che poi, tra l'altro, non è mai uscito. Cioè, non è uscito con lui. No, vabbè, però il raggio d'azione, maledetto. Chi manca? Chi manca? Chi manca? Chi manca? Ah, ci abbiamo fatto all'ultimo. Oh, proprio all'ultimo ci abbiamo fatta. C'erano. All'improvviso sono comparsi dei ragazzi enormi. E ho dovuto sconfiggerli entro un tempo limite. Spero che questa sia l'ultima area. E che non sia a tempo. No, non è a tempo, meno male. Bene, qua però ci sono i grigi. Come vengono chiamati probabilmente erroneamente da noi umani. Nel caso esistessero. Esistono gli alieni? Boh, io non l'ho mai visti. Se non vedo, non credo. Devi essere fedele. Vabbè. Ma la fede ha bisogno di prove a volte. Ok, saliamo ancora una volta. Ah, eccolo l'inghippo. Cosa? Ma no. Ma perché? Ah, me la fa rifare. Vabbè, però ho capito, però. Ah, abbiamo fatto stavolta. Ah, ma quindi era da sconfiggere solo quelli al lato ora. Vabbè, però, io che ne so. Abbiamo finito la missione, bene. Cioè, la prima parte, perlomeno. Ah, ecco, non andava avanti di cosa. Che succede? Va bene. Eccoci qua, Elzemechia, ancora tu! Quando è che combatteremo contro di te, Elzemechia? Ma che è Emma? Elzemechia? No, ah, sì, perché Jinbei, sai com'è. Anche Emma, prova qualcosina per Jinbei. Io? Io e tu? Ha chiesto stai bene, Emma, lei sì. Anche se aveva una... guarda che faccia strana che ha! Ma perché quella faccia? Ci tocca combattere contro i Zemechia. Majera! Majera! Non mi dire che scende in campo lui. No, lui dovrebbe scendere in campo nell'ultimo DLC. Anche se nell'ultimo DLC mi sa che c'è qualcosa di diverso. Dato che c'è stato adesso l'evento in Puni Puni. Potrebbe essere che c'è che lui scende in campo alla fine del secondo DLC, ma questo qua era ancora il primo. Ha un po' di alieni, la combriccola. La squadra Ginyu dei poveri! È letteralmente la squadra Ginyu! Guardate le mosse! Questa è la squadra Ginyu! Dei poveri, ma è sempre la squadra Ginyu!
Non è che dei poveri perché disprezzo il fatto che abbiano citato Dragon Ball. Dei poveri perché è una copia, è una parodia, è quello che è. È solo per dire wow. Dovremmo sicuramente sconfiggerli tutti e non credo che sarà. Oddio, ne sono tanti, quindi tutti contro tu, cioè nel senso noi contro loro 5 insieme. Spero che sia noi contro uno per volta, perché sennò è difficile. Tra l'altro, quello lì che sembra mezzo effeminato. Ah, c'ha anche i cuori sulle spalle, bravo. Ma perché sono tutte femmine? E lui è maschio. O almeno sembrano tutte femmine. Sono un po' ambigui gli yokai. Ah, ma erano scarafaggi. Erano ragni. Erano insetti e rettili. Ah, ok. Ebikun, ah quindi. Ah, la maledizione! Quindi lui è maledetto e quindi lui doveva essere un serpente. Quindi è lui. È loro che hanno. Sono loro che hanno maledetto Ebi. Tra l'altro, loro hanno. Il loro nome in parte contiene il nome dell'animale che sono. Della razza che rappresentano, di cane. Di canidi. Ah, ecco. Oh, una medaglia nuova? Un nuovo attacco! Finish Stinger. Ah, Stinger Finish. Finisher Stinger. Sì, Finish Stinger, insomma. Puntura finale. Eccolo qua. Mettiamoglielo e siamo pronti ad andare. Quindi dobbiamo combattere. Ok. Dobbiamo affrontarli tutti. Beh, Goku la squadra Ginyu li ha affrontati uno per uno. Cioè, voglio, non è per dire. Ikimashou è. Hajime Mashoka. Vai. Furiza-san. Hajime Mashoka. Io ho paura, ragazzi, però, eh. Mo non è per dire, ma. Mi hanno ucciso. Va bene, va bene. Ho perso. Ho perso. Ah, aiuto! Sono tornato in vita. Questo sta fermo, raga. Io attacco questo che sta fermo. Ah! Ok, fanno a turni, fanno a turni! No, ma dai, ho perso ancora! Ma non avevo vita? Che stanno facendo? Ma sono troppo forti! No, dai, ma è impossibile! Ma ancora! Aciko. Ah, cioè loro fanno Aciko? Cioè non ho capito contro chi dovrei combattere io. Allora, stanno prendendo danno, ma molto di. Porca. Ma dai! Ma non è possibile! Ma fanno troppo danno, raga! Fanno troppo danno! Non è normale sta cosa. E mangia tu qua! Ecco, fanno sto attacco, sì. Fammi fare un po' di punti, dai. Cos'è che mi ha preso che mi ha fatto male? Ok, vai. No, mangia, 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 mangia. Ma no! Ehi, ehi! Non ti azzardare, eh! Non ti azzardare che non mi ha preso! Non ti azzardare proprio! Eh no, mi ha fatto incavolare! E dai, pure quando non è mi pia! Non è proprio il caso! Cos'era quel. Cosa ho preso che l'ho quasi ucciso? Ah, lui? Bene. Ok, uno è andato, vai. Ma come no? Ehi! Ah, coso! Te ne vai? Ok, uno se n'è andato. Level up, bene. Proprio quello che ci voleva. Ok, ora fanno sto attacco scrauso. Io mangio, se non vi dispiace. Bene, presi. Aiuto! Aiuto, 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 aiuto! Vai, colpite, colpite, colpite! Aspetta, dovrei concentrarmi sullo sconfiggere solo uno per volta, no? Vai, dai, è fatta, è fatta, è fatta! Bene, bene, ragazzo! Beh. Oh, ne è rimasto solo uno? Bene. Ma come tre? Non era morto. Non erano andati due, altri due. No.
Vabbè, sì, no, lì mi ha preso perché non ho evitato in tempo, non ho evitato. Ok, lì ci sta. Ok, lì ci sta. Mangia tu, mangia! Ma quella non ha fatto nessun danno. No, dai! Vabbè, lì proprio niente, non ce la faccio. Non ce la faccio evitarlo quello, eh. No, come? Come? Qualcuno. Come ho fatto a perdere lì? Oh. Dov'è andato quello? Quando ci è rimasto a questo? Dai. No, se mi prendeva era finita questa rola. Non è facile, raga, eh. Cioè, devi capire come schivare gli attacchi e tutto. Una volta che l'hai capito, è fatta. Ok, è andato, ragazzi. Ne è rimasta solo una. Cioè, ragazzi, oramai è fatta, dai. Oramai è fatta, no? Mi sa che è quella più forte, eh. No, si è spostato all'ultimo. Ok, l'ho presa un po', l'ho presa. Ok. Dai, è rimasta solo lei, oramai è fatta, dai, su. Devo solo evitare i suoi attacchi, devo evitare perché se mi prende fa male. Mi sa che è resistente lei, eh! Acci picchia! No, beccati questo, va! Aiuto! Non so se si fa male quando sta qui a fare l'attacco. Boh, nel caso io la colpisco comunque. Ragazzi, è fatta, dai, eccola. Chiunque l'abbia finita, chi era? Sì, è stato il mafioso lì. Vabbè, sì, lui è il mafioso, raga. Se avete visto gli altri episodi, sapete perché. Bene. I livelli, sono ancora un po' bassi, eh. Non siamo proprio alla fine del gioco. Ci mancano ancora due DLC. Questo mi sa che con questo finisce il primo. Buono. Molto bene, non mi aspettavo di farla a primo try. Sono più bravo di quanto pensassi. O forse è più facile la missione di quanto io credessi. Oh no, ho perso. Chissà se lei è qui perché è l'ultima che abbiamo sconfitto o perché è proprio di default. Sì, mi sa che lei è la più tosta da sconfiggere, quindi è il capo, quindi. Oh no, Mataro mi Spike! salverà. Shining Boy! È lui! Non può essere! È morta. No, è viva, è solo svenuta. Allora, Zemechia, a quanto pare il tuo capo Mazera non ce l'ha fatta a sconfiggerci con la sua squadra Ginyu. Vedete, è proprio così. Quella era la squadra Ginyu, Mazera e Freezer. Ah! E il Zemechia è. Boh, una che si è intromessa. Ah, lui è una. Non penso che sia un alieno lui, ma solo uno sotto il suo controllo mentale. Cioè, noi abbiamo detto: senti, perché non ci lasci in pace? E lei, ok. E dice: non mi interessa più questa scuola. Erna se ne chiama fuori. Ma. Cioè, lei si chiama. Molti giochi, anime e quello che è, si riferiscono a se stessi in terza persona. Quindi. Ma stai scherzando? Stai scherzando? No, vi auguro tante cose buone. Ma Emma? Ah, sì, Emma sta qua, è andata a nascondersi, certo. Tra l'altro i colori sono molto chiari, luminosi. Non saturati, luminosi proprio. Lei ovviamente è contenta che Jinpei l'abbia salvato. Fa i cuoricini giusto per dimostrargli la sua gratitudine, non perché è innamorata, no. Queste scene mi commuovono sempre. Tutto è bene ciò che finisce bene, in. Sì, parafrasando. Beh, yokata, tutto è bene quel che finisce bene. In giapponese si dirà in un'altra maniera, ma in italiano e in inglese è tutto è bene ciò che finisce bene. Per aver salvato Emma, vi esonero da tutti quanti i compiti e tutti gli esami per passare al prossimo anno. Yeah! Non accadrà mai, vero? La ringrazio, signor Preside, ma noi vogliamo puntare alla vetta con le sole nostre forze. Ragazzi, sì, sto facendo. È una battuta, sto inventando tutto in questo momento. Perché non ho voglia di tradurre. Devo usare il traduttore, non c'ho voglia. A meno che io non mi metta uno stand qui con un braccio e posizioni il telefono lì, ma mi darebbe molto fastidio giocare con qualcosa qui davanti. Ad ogni modo, la minaccia di Mazera, ragazzi, è ancora vera.
E abbiamo sconfitto la sua squadra, quindi il prossimo a scendere in campo dovrebbe essere lui. Però devo ancora capire il perché. Però è molto bello che noi ci scontriamo con dei cani. Noi usiamo Oreo che sono dei gatti. E ci scontriamo con dei cani. Ragazzi, penso che l'episodio possa concludersi qui, se non c'è altro. Ah, è il Zemechia. Ma può essere che in realtà Shinobu sia come il Zemechia? Nazione. Cosa? Così si conclude anche il primo DLC. Ah, bene ragazzi, allora l'episodio termina qui. Ragazzi, il prossimo video di Yokai Watch Gakuen inizierà con il secondo DLC. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!